nuovo con lo stesso outfit perché sto registrando lo stesso giorno, visto che ho un po' di tempo libero. Allora, questo è un video dei prodotti terminati, vi farò anche una piccola recensione. Allora, per chi non fosse iscritto, vi invito a iscrivervi se vi piace il mio canale e di mettere mi piace se vi piace il video. E di seguirmi su Instagram come Chiara Makeup e Beauty ed attivare la campanella per non perdervi nessun video. Allora, prima di iniziare, volevo chiedervi una cosa: se a voi può interessare, me lo scrivete qui sotto nei commenti, che vi parli della mia malattia autoimmune. Vi aspetto qui sotto nei commenti perché se mi dite che vi può interessare, vi farò un video. Allora, iniziamo subito con i prodotti terminati. Il primo che mi capita è questo qui, ed è la crema di latte, il bagnoschiuma di Malizia, che è un litro. Questo qui, ragazzi, se n'è andato via subito. Allora, è una crema di latte, l'odore, vediamo se è ancora rimasto, è buonissimo. È nutriente, ce n'è un litro, è già finito, quindi ne è rimasta proprio una goccia. Allora, crema di latte, vi leggo cosa c'è scritto qua e poi vi dico cosa ne penso io. La morbida schiuma che lava stimola, lasciati conquistare. La morbida schiuma che lava stimola. Lasciati conquistare dalla dolce ed idratante carezza del bagnoschiuma Malizia Crema. Lasciati conquistare dalla dolce ed idratante carezza. E le bianche note del latte incontrano quelle raffinate del mughetto per avvolgersi in un caldo braccio. La sua formula arricchita con le proteine del latte deterge delicatamente ed aiuta a mantenere la naturale idratazione della pelle. Per una sensazione di relax ogni giorno. Questo è un litro. Allora, cosa ne penso io? Mi sono trovata benissimo, anche mio marito. Ottimo, anche la consistenza. L'odore è buonissimo. E quindi su questo devo dirvi che lo ricomprerò perché mi è piaciuto, però questa volta anziché al latte lo proverò penso in un'altra fragranza. Fatemi sapere se anche voi l'avete provato e che cosa ne pensate. Magari è soggettiva la cosa e quindi magari a voi non piace. Andiamo avanti. Un altro prodotto finito è questo qui di L'Oreal Elvive antiforfora shampoo delicato. Questo qui che utilizza mio marito. Elimina la forfora cuoio capelluto purificato per tutti i tipi di capelli, Actiros più Equaderm, efficace dal primo utilizzo, uso frequente. Questo è 200 ml più 50 ml, quindi 300 ml. Vi leggo cosa c'è scritto qui e poi vi faccio la recensione. Allora, la forfora deriva da un'alterazione della pelle a livello del cuoio capelluto. Per combatterla efficacemente bisogna eliminarla, ma anche prendersi cura della pelle per permettere di ritrovare il proprio equilibrio naturale. Associa due attivi per performanti in una formula di shampoo delicata brevettata, l'Actiros e l'Equaderm. Risultati: forfora eliminata, cuoio capelluto purificato e riequilibrato e tono di bellezza. Allora, vi devo dire, scusate, che anche questo qui è veramente ottimo. Allora, a volte sentite la voce rauca, ma fa tutto parte della mia malattia autoimmune, quindi poi ovviamente vi farò un video a parte se voi mi dite che appunto vi piace, cioè vi interessa questa tipologia di video. Allora, questo qui devo dire che io non lo utilizzo, però da come me ne ha parlato mio marito, anche questo qui, almeno su di lui, è ottimo, quindi va benissimo. Ops. Andiamo avanti. Va bene. Allora, questo, che cosa ho fatto io? Io ho i capelli liscissimi. Per sbaglio avevo comprato questo qui, sia il balsamo che ancora rimasto, che lo shampoo per ricci. Allora, perfetti, ricci crespi, ribelli. Allora, questo qui devo dire che più di me lo utilizza il mio marito perché lui ha i capelli mossi, quindi li utilizza lui anche perché lui adesso ha i capelli lunghi, quindi. Però della Pantene io mi sono sempre trovata bene, infatti utilizzo, ho questo, quelli della Sunsilk li utilizzo sempre. Andiamo avanti, qua c'è un altro Sien. Allora, questo qui è il Sien Men Seduction Showgirl e Shampoo 2 in 1 della Sien. Anche io con i prodotti della Sien mi sono sempre trovata bene. Questo qui piace tantissimo anche a mio marito. 300 ml e quindi shampoo 2 in 1. Quindi questo qui della Sien vi dico già che è ottimo. Andiamo avanti. Allora, questo qui è un l'Iceberg Science 1974 Shower Girl da 200 ml, anche questo qui è ottimo, gel doccia. Questo è da 200 ml. Comunque questi non sono tanti i prodotti terminati, quando finirò gli altri poi farò un altro video.
Quindi da 200 ml showgirl per l'uomo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Questo qui è il detergente, lozione detergente intima per uso quotidiano, con la nuova formula, con l'aloe vera, detegge dolcemente proteggendo l'equilibrio della pelle pH 4,5. Per adesso ne sto utilizzando un altro perché siccome io per soffro a volte anche di infiammazione alle vie urinarie, ho quello specifico, però questo qui l'ho provato e devo dire che mi sono trovata bene. Lozione detergente intima con estratto di aloe vera, tollerabilità cutanea dermatologicamente comprovata e uso quotidiano da 500 ml, quindi dura anche tanto. Andiamo avanti. La magica crema Irge. Questa è una crema al miele che io ce l'ho anche in altre fragranze. Questa qui però è quella che mi sta finendo, ne rimane pochissima. Ed è la crema Beauty al miele. Questa è miele per mani e corpo, una crema addolcente, quindi questa è addolcente al miele. Questa, il profumo è fantastico e anche la consistenza è comunque è un'ottima crema. Scusate per la gaffe che ho fatto. Stavo odorando invece, non ho visto che era sporco, scusatemi. Beh, io sono anche questa pasticciona, quindi me lo dice anche sempre mio marito. Eccola qui, comunque è ottima. Cioè, non lo taglierò questa perché io sono così, voi lo sapete. Andiamo avanti. Questo è proprio finito. Questo, come sapete, è uno dei miei shampoo preferiti, l'ho detto anche su Instagram per chi mi segue. È quello di Yves Rocher. Diciamo tutti i prodotti di Yves Rocher io mi piacciono tantissimo. Questo è quello purezza, quindi quello che io utilizzo per me. È uno shampoo con ortica antisebo e con fruttani di agave per riattivare la microcircolazione con i capelli tutto. Oltre che all'odore, proprio lo shampoo è fantastico. E c'è anche il balsamo che ancora non mi è finito. L'ultimo, sempre di mio marito, è questo qui, shampoo e showgirl, sempre, quindi shampoo e bagno doccia, gel, Troussard di uomo, questo è ottimo. Anche l'odore è buonissimo ed è questo qui da 100 ml. Allora, questi erano i prodotti per adesso terminati. E più avanti, quando mi finiranno gli altri, faccio un altro video. Fatemi sapere di questi prodotti quali utilizzate e se vi piacciono. E seguitemi su Instagram come Chiara Makeup Beauty e ci vediamo al prossimo video.